Siamo all'Università Bicocca alla presentazione di un master universitario sullo spettacolo, impresa e società. A parlare con gli studenti c'è il grande uomo di teatro Paolo Rossi. Io ho avuto come maestri Dario Fo, Giorgio Strehl, Enzo Iannacci, Giorgio Gaber, Carlo Cecchi, Vittorio Caprioli, Patria delle Avanti. E li ho conosciuti tutti lavorando. Io sono l'unico caso, credo, espulso dall'Accademia sia come studente che come professore. Perché quando io insegno parto sempre dal considerare lo spettacolo dal vivo la madre di tutte poi le altre declinazioni. Così è, così mi sembra che sarà sempre di più, tra l'altro. Perché comunque lo spettacolo dal vivo è sempre meglio, voglio dire. Le tecniche sono quelle di sviluppare comunque un forte istinto. L'istinto serve per realizzare un accadimento, e se tu alleni quello è meglio di qualsiasi cosa prefissata. Noi attori italiani abbiamo questa predisposizione a lavorare su canovaccio. Goldoni ha chiuso il ciclo dell'improvvisazione, però poi quando Pirandello ha scritto Questa sera si recita il soggetto, che era tutta scritta, secondo me ha richiuso il ciclo. Siamo in un momento veramente di grande crisi economica. Quando io sono stato a Roma un mese, il giorno dell'alluvione, per 3-4 giorni abbiamo avuto un teatro mezzo vuoto. Per recuperare abbiamo dovuto fare più pieni, perché comunque ritorna a essere un mestiere rischioso. Parliamo del mestiere dell'attore o del mistero dell'attore, ma perché? E qual è l'insegnamento che dai, Paolo Rossi? Ma quello che ho detto oggi alla lezione, la prima regola sia nell'improvvisazione che nella recitazione è quella di saper ascoltare. Se tu sai ascoltare, poi sai rapportarti, sai esprimerti, sai come esprimerti. Per portare la gente a teatro come si fa? Tu dici far pagare meno il biglietto? Beh, secondo me devo differenziare i biglietti a seconda delle possibilità che ha il pubblico. Io sono più tranquillo se mi finanzia la gente che non lo Stato. Molto più tranquillo, perché vuol dire anche che sto facendo un lavoro che ha senso.